E abbiamo lui il protagonista, Luna Rossa, Prada, Pirelli, Challenge, The Woolmark Company, benvenuto Max Sirena, Milano Fashion Week, la moda uomo. Quale migliore testimonial? Sì, oggi stasera è una bella serata. Fai il modello? No, troppo basso, pelato, di moda. Vabbè, però tanta roba lo stesso, perché abbiamo, diciamo, hai forgiato un team che ci rappresenta non solo nello sport, ma anche nel senso estetico. Raccontaci un po' quali sono gli ultimi passaggi, abbiamo seguito, visto che sei anche in cover al canale The Italian Way, raccontaci le ultime, diciamo, chicche, che sono le notizie. Stasera abbiamo annunciato la nostra partnership con Woolmark, per noi è un partner importante, è positivo il fatto che abbia continuato e abbia creduto ancora in noi per la prossima sfida. Ci sono un sacco di attività che facciamo con loro, per noi l'abbigliamento alla fine si trasforma in performance, quindi avere un partner come loro e come Prada che ci permettono di disegnare, di avere dei capi ad hoc per il tipo di lavoro e attività che facciamo in barca è fondamentale. Stiamo navigando e lavorando tutti i giorni, anche stamattina prima di arrivare qui a Milano abbiamo navigato 3 ore sfruttando il vento della mattina. Questa è una fase di analisi, di ricerca e sviluppo. Infatti abbiamo visto la messa in acqua del prototipo. Sì, abbiamo un prototipo in 12 pazzesco, metri. Bellissimo. Sì, è bello, ma soprattutto va forte. Va forte, ma poi anche tutta quella, diciamo, geometria, camouflage pazzesco, cioè veramente. Qual è la sensazione ogni volta che tu ormai sarai abituato, ma quando sali? Beh, è un'emozione forte, bella, è a oltre 40 nodi con un oggetto spinto dal vento, è qualcosa di incredibile, però fa parte del gioco, è adrenalina pura, è l'importante che però poi tutto il lavoro che facciamo su questa barca ci permette di fare poi la barca e partecipare alla Coppa America il più veloce possibile, perché alla fine per vincere dobbiamo avere una barca. Certo, Max, volevo fare questa domanda, ma il periodo della crisi, della pandemia, eccetera, voi come l'avete vissuta? Noi alla fine siamo stati fortunati, perché siamo riusciti ovviamente adottando una serie di restrizioni imposte sia dal governo al momento e restrizioni imposte dalla nostra operatività, comunque mantenere una serie di attività in mare, e questo ci ha permesso di non perdere troppo tempo in navigazione in mare. Come tutti abbiamo cercato di andare avanti, no? di fare il meglio con il tempo che avevamo e con le restrizioni che erano in gioco, cercando di rispettare al massimo i vari protocolli, e ci ha permesso poi alla fine di ottenere un risultato buono che però non è stato soddisfacente. Allora, ti faccio una domanda così, quasi una ricetta. Tutti quelli che avevano, ad esempio, cosa consiglieresti a degli imprenditori che hanno magari delle barche a vela in periodo di crisi, magari lavorano in questo settore, ma cosa potresti consigliare? Ma alla fine credo che nel mondo della nautica, dal diporto, quindi nel privato, credo che le persone abbiano bisogno di emozioni, no, fondamentalmente, quindi credo che la cantieristica debba dare emozioni, la gran parte, credo l'80% della produzione navale sia italiana, quindi questo è un grosso vantaggio per noi, ma credo che stiano lavorando già abbastanza bene, perché alla fine il mondo della nautica ha avuto un'esplosione nell'ultimo anno, diciamo verso la fine della pandemia, perché la gente ha bisogno di emozioni e probabilmente sono cambiate un po' le priorità, no? Cercare di godersi il più possibile i momenti belli e magari le vacanze, quindi emozioni. Allora, noi ringraziamo fermamente Max Sirena, perché siamo grazie sicuri che ci regalerà ancora grandi e fortissime emozioni. Grazie ancora, The Italian Way, Simona Cocchi da Milano. Ciao! Grazie.